Bene, e questa è la seconda parte, o meglio, più che la seconda parte, la prima tappa del viaggio per il recupero della panda Giannini. Guardate cosa c'è qua. Una stilo multivagon del 2003. E poi tra i taxi di Torino c'è anche un X-Type. La Jaguar più controversa della storia, anche se devo dire a me non dispiaceva. Ho anche fatto qualche chilometrino con quella lì, perché la usammo per Radio Italia per i tour con Franco Nisi, per cui quando era sul mercato da quasi un paio d'anni non mi ero trovato male. Un pochino lento, 2000 turbo diesel, però la macchina non era malvagia, era anche assemblata bene. Insomma, quindi per chi volesse dire che, come fanno i profili falsi che in questo periodo imperversano, no? Con le loro belle sortite di turno e di sorta, la sortie, insomma, se qualcuno volesse dire che era qui alla stazione di Porta Nuova o che è qui e pretenda anche che io aspetti per essere conciato a festa come avrei dovuto essere al concorso d'eleganza di Meano o fuori da Radio Bruno a Brescia o a Calcinate, insomma, io sono qui adesso, quindi che dire, tra poco sarò a Cuneo, ci sarà la stazione di Cuneo, se qualcuno mi volesse parlare o venire per conto di qualcun altro, sono qua. Che robe, signori, ridering per non piangering, perché i reading hanno finito la loro epoca, ma devo dire che devo fare un excursus. Torino è molto migliorata, almeno rispetto al solito, perché qui era una specie di porcilaia di solito, ma non è mai stato così pulito. Questo punto, dico esattamente questo punto. Insomma, si capisce sempre che da tutto Torino è stata, si capisce che sia stata e che in qualche modo è ancora, e lo sa sempre, una capitale. Fate un po' Robis, fate palla Robis.